parte di Rodolfo, questa volta la prima batteria, siamo nel quarto rodone dei diversi spazi sul campo di gara per fare il passaggio di misure alla conclusione. Tra breve riceveranno il cambio dai propri compagni di squadra, le concorrenti che già vengono posizionate ad invocare il tratto dove questo sito darsi il cambio, cambi che vengono effettuati in questo momento da tutte le formazioni, quindi l'ultimo giro e il tempo, come devo dire, la parte padrone, quello che è e termina le informazioni che supereranno nel turno e che avranno diritto di disputare la fase finale di questa prova. Noi commentiamo con le consuetudini i tempi indicativi che risultano essere per questa prima battuta dei 54. Io e lui sembra anche domani. Parte adesso la prova per la batteria numero 2, che dovrebbe avere importanza fondamentale per tempo. Nel proprio tempo che andrà a determinare le 6 formazioni che supereranno la fase conclusiva di questa gara. È giusto adesso a condurre, seguita chiaramente dalle altre concorrenti. Siamo al cambio, cambio che deve essere situato con regolarità, ripeto, da dietro, con la quinta domani, tratto predisposto proprio per il cambio. Ulteriormente la formazione del Gelusco, vediamo entrare in curva in questo momento e seguita da tutte le altre formazioni sul percorso in gara. Siamo alle battute conclusive, ecco l'arrivo, tempo indicativo 52 e 84. Che parte in questo istante anche per la batteria numero 3 e 4 programmate per la categoria femminile. Andrea Zellain a prendere la guida di questa batteria, si sente che sono da una seconda posizione, si chiede le altre informazioni sul campo di gara, si insegna. Andrea Zellain che si avvia ad effettuare il cambio, è stato erogato proprio per questo. Cambia da tutte le formazioni sul percorso. Dai Gigio! Dai Gigio! Decisamente in campo alla guida di questa terza batteria e di quell'arrivo ci conferma un tempo indicativo di 55 e 20. Super il turno, direttamente la fase finale della gara. Grazie. Quindi la partenza anche per questa ultima batteria. Dell'Usco al Black in questa testa, la prima posizione in questa fase della prova. Dell'Usco ora a guidare dal tempo di questa gara. Molto posizionato dalla porta colore della Red Bull Golden Team. Siamo alla fase di scambio, deve avvenire, torniamo a ribadire all'interno del tratto predisposto. Maiale! Giusto condurre, Maiale! Ad occupare la seconda posizione. Abbiamo anche in questo caso la seconda conclusione della fase finale con l'arrivo sul traguardo ed il tempo di riferimento per questa ultima batteria di 53 e 15, 53 minuti. Parte in questo istante la prova sul percorso 2, formazione del Gelusco, contro il distinto dal numero 60 e dal numero 59. Gatto loro la promozione della Red Black Rover Team, della Brianche Line, del patinaggio Corona Pontisele e della Rotoristica Reserve di Napoli. È giusto a condurre in questa fase della prova, ma vedremo il cambio perché praticamente in questo tratto di percorso, in questa frazione di gara che davvero si possono decidere tante cose. Vediamo che le promozioni di Gelusco stanno sprintando davanti a tutte, seguite e calonato in modo avvicinato da tutte le altre formazioni in gara. C'è
siamo all'ingresso dell'ultima curva prima dello sprint conclusivo, pronto per la lavorata si traguardo finale ed ecco l'arrivo relativo anche a questa prova sprint riservata alle categorie femminili. Bene, siamo pronti con l'ultima